Siamo con Fabrizio Marazzi a margine della conferenza stampa di Nielsen GfK che esatto. Si è appena tenuta riguardo i consumi degli italiani in questo periodo non facile. Il mercato dell'elettronica nel 2023 ha visto una flessione importante, tranne che negli elettrodomestici grandi e piccoli che di fatto hanno tenuto, anzi nei grandi c'è stata una piccola crescita. Come stanno andando i primi mesi del nuovo anno? C'è un'inversione di tendenza oppure i trend, diciamo, sono confermati? Allora, abbiamo il dato delle prime sette settimane. Diciamo, le prime sette settimane il trend, ahimè, negativo è confermato. Parliamo di un meno 7% e anche le categorie continuano a performare come nell'anno passato. Diciamo che la categoria che sta crescendo ed è l'unica è quella del piccolo elettrodomestico. In queste prime sette settimane anche il grande elettrodomestico decresce e purtroppo la parte, diciamo, di audio-video è ancora quella più penalizzata, fa registrare nelle prime sette settimane un meno 19% a livello di valore, quindi non bene. In tutte queste sette settimane, parliamo di un meno 6% a valore per quanto riguarda il totale della tecnologia, quindi ahimè stiamo ancora continuando quello che è il trend del 2023. Avete parlato, di un clima di sfiducia per certi versi nei confronti degli indicatori economici futuri da parte degli italiani, cioè si aspettano insomma, delle difficoltà in arrivo, però ci sono degli aspetti che comunque continuano a destare l'attenzione, per esempio il risparmio energetico. Assolutamente, quello del risparmio energetico è ancora un trend di crescita, soprattutto negli elettrodomestici bianchi. Ovviamente le classi di diciamo, i prodotti meno energivori, quindi di classi di livelli di efficienza più alta, sono quelli che stanno facendo meglio e questo permette anche, diciamo, con un prezzo medio più elevato di aiutare, insomma, di dare un po' di boost al mercato, anche se in queste prime sette settimane, dicevo, anche nella parte di grande elettrodomestico ancora non si è visto. Mentre accennavi la contrazione ancora sull'audio-video significa in larga parte TV. Esattamente. E un meno 19 è un dato molto negativo rispetto già a un dato negativo dello scorso anno. Quindi qui siamo anno su anno, quindi ci stiamo già confrontando con un anno non bellissimo. Sì, questo è vero. C'è da dire che quest'anno per quanto riguarda il mercato delle TV, insomma, avremo qualche evento sportivo importante, quindi di solito negli anni di eventi sportivi importanti, quest'anno appunto ricordiamo la parte di Olimpiadi, ma soprattutto la parte di Europei di calcio, nel periodo appunto estivo, questo potrebbe aiutare il mercato e quindi chiudere a un dato sicuramente non come quello dell'anno scorso. L'anno scorso ricordiamo anche che si pagava un po' il controvalore dello switch off, della coda dello switch off dell'anno prima, quindi sotto questo aspetto c'è stato anche effettivamente un fattore esogeno che ha condizionato un po' il mercato. Però in ogni caso speriamo che, insomma, che poi per quanto riguarda il mercato dei TV le cose vadano meglio. L'anno scorso abbiamo chiuso 3 milioni e 600 mila pezzi e ovviamente quest'anno l'obiettivo è quello di cercare di ricrescere, magari non arrivando ai 5 milioni degli anni prima, però di crescere rispetto a quell'anno. Ecco, sui televisori però un aspetto importante è che diciamo che tra la negatività una cosa positiva è che non è decresciuto il prezzo medio, quindi questo, come sai, in Italia mediamente è molto uno basso, di quei mercati invece. Dove è basso, quello non è decresciuto. Ecco. Parlando dei piccoli elettrodomestici, avete accennato al grande successo delle friggitrici ad aria che continua. Sta continuando, ormai diciamo 95% dei volumi sono delle friggitrici sono su quelli ad aria e soprattutto hanno portato anche in questo caso un prezzo medio anche qui più alto, parliamo di sopra i 90 euro di prezzo medio ed è legato appunto a quel trend che dicevamo di benessere che è legato poi anche agli acquisti degli italiani nell'ambito del largo consumo. Quindi benessere e salute che è riguardato anche i wearable per certi versi? Anche i wearable sono quel prodotto che sta tenendo, diciamo che a livello di pezzi cresce, soprattutto la parte di smartwatch rispetto all'anno 2023 rispetto al 2022, questo anche perché chiaramente la popolazione sta invecchiando, quindi anche tante di quelle che sono le funzioni legate alla salute sono importanti. Quindi monitoraggio cardiaco, pressione, saturazione, tutti hanno già il controllo, diciamo, del sonno piuttosto che tanti la parte di elettrocardiogramma. Stanno entrando anche nuove funzioni, tipo quello dell'electrodermal activity, che praticamente va a monitorare un po' quello che è il livello di stress. Questo alcuni produttori lo hanno già introdotto e questo ci dice di come effettivamente anche il consumatore sia sempre più attento all'ambito, diciamo, della salute. Oggi anche potrebbe essere sempre con nuovi device indossabili. Sappiamo che in questi giorni appunto a Barcellona ne verranno presentati alcuni come anelli e così via.
Ecco, finiamo, chiudiamo proprio con un riferimento a Barcellona, che è il Mobile World Congress, è in corso proprio in queste ore. Invece il mondo degli smartphone che cosa sta dicendo, cosa sta raccontando? Allora, l'anno scorso il mondo degli smartphone alla fine ha chiuso con un meno 2 a valore, che non è un dato così negativo, però un meno 11 a volume, quindi questo ci dice che si è attestato intorno ai 12 milioni di pezzi per 5 miliardi di euro di fatturato. È ancora il prodotto più importante, pesa quasi il 30%, diciamo, del totale fatturato della tecnologia, quindi il prodotto sicuramente più importante. Ci aspettiamo quest'anno, con anche l'ampliamento dei modelli legati appunto a quello che è l'intelligenza artificiale, che abbiamo visto come possono aiutare le persone, a diciamo, un cambio di trend, soprattutto nell'ambito del valore. Per quanto riguarda il volume sarà particolarmente difficile, perché appunto 12 milioni di pezzi sono più o meno quello che ci possiamo aspettare, o qualcosa in meno. La cosa interessante è che, non troppo per i manufacturer, ma in generale da quello che ci dicono i consumatori, la nostra piattaforma Neuron Consumer, è che anche qui teniamo più tempo lo smartphone, quindi i consumatori che ci hanno detto di tenere uno smartphone più di 36 mesi, questa percentuale continua a crescere negli anni, e quindi effettivamente i prodotti sono più performanti, costano un po' di più rispetto al passato, ma li tengo anche di più e mi durano di più. Grazie mille. A posto. Grazie mille.